Bello a tutti ragazzi, qui Mike dello staff di Ultimate Team FIFA Italia, benvenuti nel nostro canale. Quest'oggi vi porto il terzo episodio del Road to Neymar with compravendita, ovvero partiremo da 10.000 crediti e raggiungeremo la quota necessaria per comprare Neymar. Penso che le regole ormai le sappiate, tutte regole, l'obiettivo. Comunque quest'oggi in questo video vi porto un consiglio e un metodo. Il consiglio è quello di comprare giocatori argento all'asta, soprattutto nel periodo dove ci sono i pack speciali, ma anche se non ci sono è fattibile questo consiglio, che potete anche considerare come un metodo. Per esempio io compravo i Rudiger all'incirca tra i 3.000 e 4.000 crediti, il suo prezzo all'inizio era di 4.600, comunque c'era un guadagno abbastanza sostanzioso. Poi con l'uscita dei Toti questo giocatore invece di abbassarsi di prezzo si è alzato a 5.000 crediti, e qui ho fatto un grandissimo errore e pensavo che con l'uscita degli attaccanti potesse aumentare ancora. Non so come mai di questa cosa, che sapevo anch'io essere impossibile, ma ci speravo più che altro, quindi comprai alcuni Rudiger a 3.500, ma purtroppo il suo prezzo calò ai 2.000, quindi sono andato in negativo e ho perso alcuni crediti, e recupereremo quei crediti col metodo. Invece il metodo è quello del cambio ruolo, ovvero comprate un giocatore con il ruolo base, cambiate il cambio ruolo e lo rivendete. Comunque dovete regolarvi, contando anche la tassa del 5%, tra il costo del cambio ruolo e della carta base. Per esempio io ho provato all'inizio con Bonaventura, con il quale sono riuscito comunque a fare un paio di crediti, ma soprattutto con Juanmata, che con il cambio ruolo da COC a CC ne ha fruttato all'incirca 500-600 crediti a carta, ovvero pagavo 4.900-5.000 alla carta base, prendevo il cambio ruolo all'incirca 2.000 crediti e svendevo tutto 8.000-8.100. Togliendo la tassa si arrivava a 7.600 e il totale tra carte e cambio ruolo era all'incirca di 7.000, quindi 600 crediti a carta era un gran bel guadagno. Come potete vedere infatti dalle immagini ne ho fatte una quindicina comunque, e con queste 15 carte comunque sono rientrato dalla perdita che vi ho accennato precedentemente. Comunque questo è il mio consiglio, il mio metodo. Lasciate un bel mi piace, un commento per eventuali domande sul metodo, sul consiglio, ma soprattutto iscrivetevi al nostro canale, che a breve arriveranno molti altri video. Bella!